Dreamers. E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio extra della nostra Disney Legacy Challenge. Allora, siamo qui con lo speedcast del nostro Stefan, che è diventato nello scorso episodio finalmente un adolescente, e non vedo l'ora di vederlo sistemato perché, insomma, ha l'impronta degli Snow, è evidente, ma anche molto della sua mamma, quindi sono curiosa. Vi ricordo che Stefan ha l'aspirazione favolosamente ricco, bocca al lupo caro. Quindi tratto bonus sapienza affaristica, un tipetto allegro e un po' paranoico. Quindi, ragazzi, sì, mi piace. Già la base, devo dire, non mi dispiace. Quindi sono curiosa di vedere come sarà, che cosa ho modificato. Ho abbassato leggermente il naso, ho aumentato di poco la lunghezza delle labbra perché erano molto piccoline, e per il resto basta. Devo dire che tutto lei, vabbè, ho cambiato la forma delle sopracciglia, però, ragazzi, quello, vabbè, è il minimo. Quindi direi di iniziare subito, ci vediamo qui al termine dello speedcast. Ragazzi, lo speedcast del nostro Stefan Fairy Snow è terminato e devo dire che mi piace molto, ha il fascino degli Snow, però ripeto, secondo me c'è qualcosa di sua madre, il naso probabilmente,
forse un po' anche la conformazione del viso, non lo so, però sì, c'è. Però ecco, l'impronta degli Snow, ragazzi, direi che è notevole come sempre. Allora, io ho cercato di dargli degli outfit inserendo sempre colori come nero e oro, perché ho cercato online un'immagine di Re Stefano, appunto, che ha quei colori, ok? Quindi mi sono ispirata, ecco, quindi giallo, oro, se non c'era comunque lo cercavo qui, il dettaglio, un po' di nero. Quindi, come potete vedere, gli outfit che ho fatto sono sempre andati un po' alla ricerca di quei colori. Dove possibile, ovviamente, dove possibile. E io spero davvero di cuore che il suo speedcast vi sia piaciuto. Se è così, ragazzi, come sempre, ovviamente, io vi invito a mettere mi piace, iscrivervi al canale, insomma, lasciare un commento nel video. Vi ricordo anche proprio che all'interno di tutti i miei video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del mio canale, le mie playlist, i link ai canali di amici youtubers. Insomma, ragazzi, andate in tutti i loro canali, iscrivetevi, attivate le campanelline, mettete mi piace a tutti i loro video, ma soprattutto commentate perché ne vale veramente la pena. Sono molto bravi, quindi se potete, ragazzi, insomma, sosteneteli. Io vi ho mostrato tutti gli outfit mentre vi stavo già salutando, ecco qui. Spero che Stefan vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti e noi ci fermiamo qua. Quindi io vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo video. Nel prossimo torneremo in casa Snow perché, ragazzi, trascorreremo probabilmente l'ultima sera, l'ultima giornata in compagnia anche, insomma, di questi personaggi, nel senso di Luis, insieme ovviamente alla sua Flora e al suo Stefan, e del nostro James, insieme a Fauna. Però sto valutando, ragazzi, perché penso che all'inizio almeno se ne andranno via soltanto Luis, Flora e Stefan. Anche perché dobbiamo assistere comunque alla nascita, ebbene sì, la nostra Fauna è incinta. Mi sa che non si vede la pancia, però. L'ho fatto fare il test, ma ancora niente, però è risultato positivo. E quindi sì, insomma, manderò via, non li manderò via tutti insieme, li manderò via un po' alla volta, insomma. Quindi, ragazzi, io vi abbraccio forte, ci vediamo nel prossimo episodio sul Simmers. E non...